Ciao a tutti amici di Javatech, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare ad installare un'applicazione all'interno di un dispositivo Synology NAS. Ho fatto alcuni precedenti video dove mostravo come si effettua la prima configurazione, come si assegna un indirizzo IP fisso e tanti altri, e oggi andiamo a vedere come si utilizza al meglio un dispositivo Synology andando a installare alcuni pacchetti appunto sviluppati dalla stessa Synology o eventualmente pacchetti di terze parti sviluppati dalla community per avere delle feature in più e gestire al meglio i nostri dati presenti al suo interno. In un qualsiasi dispositivo Synology, se entrate nella vostra interfaccia grafica web attraverso il vostro indirizzo, avete quest'icona chiamata Centro Pacchetti, dove entrando al suo interno nella sezione Tutti i pacchetti, vediamo qua tutti i programmini disponibili sviluppati o da Synology o andando al fondo dalla community, quindi collaboratori, pacchetti di terze parti disponibili per il nostro dispositivo. Ad esempio, vi farò vedere come andare a installare alcuni pacchetti che potrebbero essere molto utili per noi nel caso in cui volessimo spogliare, ad esempio, dei documenti PDF oppure documenti di Office, OpenOffice, eccetera, eccetera, direttamente dal nostro dispositivo. Io ho, ad esempio, caricato sul mio Synology NAS, qua in File Station, nella cartella documenti, alcuni tipi di documenti. Se ad esempio provassi ad aprire un documento con estensione .pdf, cliccandoci sopra, lui mi farebbe fare il download. Questo perché non ha il pacchetto installato sopra per la visualizzazione dei file PDF. Stessa cosa documenti Word, quindi posso andare solamente a scaricare, ma non a visualizzare o modificare, risalvare il mio documento direttamente dal Synology NAS stesso. Cosa che non avviene invece con le immagini. Le immagini, se ci clicco sopra, riesco a vederle tranquillamente direttamente online senza doverle scaricare. Vediamo quindi come installare un pacchetto e come utilizzare questa funzionalità. Se torniamo qua nel nostro centro pacchetti e scorriamo, oppure possiamo anche ricercarlo, però se non sappiamo come ad esempio si chiama, possiamo scorrerli tutti. Entrando in ognuno ci farà vedere nel dettaglio cos'è che fa quella determinata applicazione. Io so già come si chiama ed è molto semplice: uno visualizzatore documenti, altro visualizzatore PDF. Se ci entro dentro, vedo nel dettaglio cosa fa questo determinato pacchetto se lo andrò ad installare. Facendo installa e attendendo quindi la sua installazione, una volta installato, se torno nel mio file station e faccio doppio clic sul documento, lui me lo farà nuovamente scaricare. Ma se invece lo seleziono e clicco ora su azione, visualizza, apri in PDF Viewer, vedrete che mi aprirà una pagina all'interno del mio Synology NAS che mi farà sfogliare qua direttamente il mio PDF senza doverlo per forza scaricare. Stessa cosa lo posso fare quindi per tutti gli altri pacchetti che andrò ad installare inerenti ai documenti. Se torno indietro, voglio installare il visualizzatore di documenti che mi indica che permette di visualizzare i documenti di vari tipi del pacchetto Office oppure OpenOffice, facendo semplicemente installa, dovrebbe farmi fare l'installazione. In questo caso mi dice che l'installazione non è riuscita perché il visualizzatore dei documenti va in conflitto con quello che abbiamo appena installato, visualizzatore PDF, quindi ce ne basta semplicemente uno dei due, perché questo qua dei documenti comprende già anche la visualizzazione i PDF e quant'altro. Ragion per cui, se volessimo installare questo che fa già tutto, allora dobbiamo andare a disinstallare prima quello relativo al PDF. Però, se no, stessa cosa possiamo farla con qualsiasi altro pacchetto messo a disposizione da Synology o da softwareisti di terze parti. Cliccando semplicemente installa, andremo a installare il servizio a noi più consono e di estrema necessità. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su Javatech.com.